Tagli de tacco, tagli de punta, quanto è buona sora assunta. A che ce frega, ma che ce rimporta. Zanza! Benvenuti in me molto altro, sono sempre il me in arancione e oggi faremo il quarto gameplay di questo bellissimo gioco che è Baldur's Gate Guardian Hall. Dopo aver fatto un macello del galeone e aver sconfitto la piovra, stavolta non so che può capitare. Andiamo a vedere. Allora, ecco qua, siamo usciti da cosa? Mo c'è pure la spada. E andiamo, che la spada è più facile. Allora, devo risalire, devo uscire da grotta, andiamo, ci aspetta luna. E mo come famo? Così? Ok. Mo vediamo che capita di fuori, andiamo di corsa, perché qua non c'è via per gatti. Ma che sto dicendo? Usciamo da qua, chinati. Eccolo mio nonno, bentornato. Nipote, stava di figlio. Baldo, ce l'hai fatta. Hai trovato la spada leggendaria. Quindi le leggende erano vere. Deve essere stata molto dura lì dentro. Beh, c'era una piovra, sa? Mio piccolo Baldo, sono da... Mio piccolo Baldo, non si può sentire. Avevi sconfitto una trota, sa? Sì, ma che t'ho di stasera? Una piovra, ho sconfitto una piovra. Piovra. Ahimè, temo di essere troppo vecchio per vivere questa avventura insieme a te. Ma chi te vuole? Ma chi ti ha detto niente? È il sogno della mia vita, ma ho fatto la mia parte. Finalmente capisco che il mio compito era farti arrivare fin qui. Cioè, è una casualità che sono arrivato fin lì. È giunto il momento che tu scopri il mondo e viva la tua avventura. Sono convinto che sarà fantastica. Non importa quanto sarà difficile, sicuramente troverai il modo di... Oh, ma quanto parli? Di svelare ogni mistero e risolvere tutti gli enigmi che la vita ti presenterà. Buona fortuna! Piccolo mio, che gli spiriti ti accompagnino! Cioè, gli spiriti? Già mi avete morto? E niente, non noteresti qua quella sedia, quella è Dorivagacca, e io me ne vado. Ciao, eh! Devo ammazzare per pipistrello! Ah, lo può pure schivare? Che so? Ali di pipistrello, si tratta di un oggetto comune, i pipistrelli si trovano nelle grotte... Beh, ovunque anche all'esterno, ok, qua ce n'era un altro, mi ricordo, eh sì, ecco, devo... Ui, via, bello mio, via! Ah, però lo scrivere e quest'altra non la scrivi, maledetta, mori! Ma che? Ah, perché solo da dietro. Solo da dietro può essere sconfitto. Usciamo e c'è luna. Wow, Baldo! Che spada fantastica, è così scintillante, sembra anche molto pesante. Strano che un deboluccio come te riesca anche solo a sollevarla. È arrivato il momento di mostrarti quello che ho scoperto stamattina a Rudia. Vieni, dobbiamo uscire da Kitoge. E andiamo, oh. Intanto la lucertola potrei anche ammazzarla. Eh sì, che la potremmo ammazzare, potremmo ammazzare tutti. Un oggetto raro lasciato da una lucertola del deserto infetta sconfitta. Non è facile uccidere queste lucertole, quindi si tratta di un materiale molto costoso. Occhio di lucertola rossa. Beh, ma stava là la lucertola, la poteva via chiunque, eh? E andiamo da fuori da Kitoge. Ah, è questo che è Mela Puma. La mela del Puma. La di romanzo criminale. E vediamo un po'. Qua non c'erano piante, cose strane, mi pare così. Allora, fuori di qua io non ci posso andare, perché questo mo mi ferma, ma vedete? Qua l'avevo aperta prima, molto prima, nel precedente gameplay. Ah, la chiave della piovra! La chiave della piovra! Che non c'ero sceso qui nel precedente gameplay, però ora. Vabbè, tanto devo prendere la chiave, ora sì. E luna, dannamo? Sei te che lo sai, eh? Intanto questo... Ma mi ha aperto! Ma era mio! Ciao! E devo vedere qua, che c'è tocca fa. Tanto è cambiata pure la musichetta. Ah, eccolo! E questo chi è? Una lucertola col bastone? Com'è così? Che è il fratello di quell'altra? Oh! Ah, questo c'ha pure la lingua che tira fuori! Ok! Vabbè, ma io c'ho la spada! Sei morta, vero? No! Non è morta! Io pensavo per Galeone era difficile. Vabbè, non è niente di preoccupante, almeno per adesso. Però insomma, è difficile, altro che... già una vita. E andiamo. Ah, ho capito, mi devo far prima attaccare. Poi no, è morto, maledetto. Eh sì, occhio di lucertola, un oggetto raro lasciato da una lucertola infetta sconfitta. Ma che è il fratello di quello veramente? No, vediamo di qua, da esplorare, vedete che succede. Tanto è brutte, morimo. Mi pare che non c'è sta niente. Strano però. Però vediamo qua. Ah, vedi qualcosa del cupo. Ok, ho acceso le lanterne, mo. Qua comincia a essere... Beh, andiamo qua.
No, non mi dica che mi rifà fare lucertola qua. Ah no, meno male. Allora andiamo qua, vediamo che c'è scritto qua. Lo città di Rodia, da questa parte. Ok, da questa. Però perché mi dice sopra? Io vado sopra, perché... Ma che è? Ma che è? Ma che è sto schifo? No, ma non... E quanto sta? Valle di Sulino da questa parte. No, è... No, è fantastico. Buongiorno. Ranotto si chiama. Come ranuncolo di The Witcher. Benvenuto a Baldo. Ah ah ah. Sì, può parlare. Cra, credimi, non è la cosa più strana che verrai nel corso della tua avventura. Vabbè, vuoi sapere come faccio a conoscere il tuo nome? Io sono Ranotto, il menestrello. Ah, il menestrello. So molte cose, sono molte cose, non Arana. Vedo che hai il corno del guardiano. Amico mio, ti attendo un lungo cammino, su e giù, destra e manca, il vento soffia e mai si stanca. Seguimi e ti insegnerò una bellissima canzone. Vabbè, mettiamoci a cantare, dai. Il barcarolo va contro corrente. Tagliate d'acqua, tagliate punta, quanta è buona sora assunta. Da più o meno sono queste le cose dei menestrelli, Ma che ci frega, ma che ci rimporta? Se l'oste ci ha messo il vino, ci ha messo l'acqua. L'ho detta male, ma non fa niente, perché sta canzone deve da fini. Zanza! Ottimo, ora conosci la canzone del vento. Il vento soffia e trasporta. Ora puoi attraversare rapidamente il territorio saltando sui portali. Ok. Canzone di... Va bene. Quindi un po'... Cioè, questa canzone del vento... Questo intanto si è imbriacato il menestrello. Andiamo qua. E pecore! E capre, che sono? Sono pecore? Questo mi sa che sta proprio nei guai brutti, signore, io... Stupide pecore, avevo una cagnetta, mi è sparita e non torna più. Senza di lei non so che fare. Gregge non mi dà retta, sono proprio disperato. La pecora, sono il pastore più disgraziato del mondo. Coraggio, no, ma così no, disgraziato no. Povero mio, ho provato di tutto, ma quelle maledette pecore ascoltano solo la cagnetta. Guarda se gli do una spadata come ascoltano. Ho anche abbaiato. Com'è abbaiato? Abbaiato. Ma non è servito a nulla. Devo restare qui finché non decideranno di muoversi o finché intenderà la mia cagnetta. Sarà una giornata molto lunga. Si è messa a abbaiare, signore. E niente, qua non si può passare, perciò tocca ritornare indietro al punto di prima che non ci voleva andare. Allora, tanto quello si è imbriacato veramente. Allora, te mannate qua. Scusi, ma io voglio parlare con lei. Salve, giovanotto, sono davvero felice. Minisio mi ha appena dato questa mappa. L'ispirazione mi attende. Cosa dici? Non sai dove si trova Minisio? Segui i funghi rossi a terra. Conducono sempre un negozio di mappe. Ah, perché solo si è sposta, ho capito. A seconda di come gli gira. Allora, i funghi qua si possono prendere, no? E qua, qua c'è un forziere, tocca andare a prendere subito. Famo così. Vediamo che c'è sta, magari dindi. No, invece no, pozione gialla mezza bottiglia, estratto di fungo scadiotto. Non spendere un fungo sotto una pietra. Il succo ne risulta viene usato nella produzione di questa pozione. Va bene, poi scopriremo a che serva. Che ne so, vediamo qua che... Ah, qua c'è un'entrata di qualche cosa. O entriamo qua. Eh no, e qua era troppo facile, fa così. No, però qua cosa c'è, Vediamo se... Vediamo... è vero, i dindi. Ah, ecco, qui. Perché vedrete che là ci vuole una torcia, che poi mo scoprirò qua, senz'altro. O qua c'è una cassa. Qua c'è un mulinello d'aria. Però la cassa... Come famo? Ah, ecco a che serviva l'anfora, mannaggia. E lanciamo sta cosa mettendoci bene, perché sennò sprechiamo tutto. Ok, ok. Perché ci stanno i cupi là. Ok, si è aperta. Però voglio vedere qua se c'è qualcos'altro. Mi sembra di no. Entriamo. Ma vinetta. Vinetta. Oddio qua. Che casino. Ma che è? Sembra. Sembra gli scacchi di Harry Potter. Me lo ricorda vagamente. Mo poi diventa complicato però, Qua è da studiarla. Allora, per forza si monta da qua. Qui invece. Allora, l'unica maniera che a me mi viene in mente, che qua non è l'unica maniera, è questa qua. Facendo così. Ok. Allora, questa sposta. No, ho sbagliato. Mannaggia me. Devo riuscire a rientrare. Allora, devo ragionarci bene qua. E allora.
Allora, pensiamo bene a quello che devo fare. Spostando questo c'ho manovra per dopo, forse. No, ma guardate che difficile, eh. Boh, allora, io qua. Allora, se io quello lo sposto a destra, se ne va a destra, ma quello è ovvio, però poi mi si blocca. Qui io poco posso fare, perché qua non c'è un punto di salita qua, maledetti a voi, programmatori. Però, guardando bene un po' la cosa qua, io questo lo posso muovere, questo lo posso muovere e basta. Perciò, muoviamo questo di uno qua, poi questo non in avanti, ma bensì. Allora, se io facessi così, vediamo un po', facciamo così, di uno, ok, cioè di due veramente, e uno lo mettiamo qua, ce lo leviamo di torno, che è questo qua. Ok, uno è fatto, perché qui ora posso passare. Poi, questo no, questo lo rimando indietro, mi sa di sì, vediamo, e quello sta bene là. Mo, questo qua. E questo qua, fino adesso pare che stanno tutto bene. Ok, mo vado di qua e tecnicamente ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta. A meno che i cupi devono guardare tutti da una parte, allora lasciamo proprio perdere. Ok, ce l'abbiamo fatta. E beh, prima o poi si doveva fare, eh. Ecco a che serve sto montarozzo. Allora, runa del potere. Questa antica runa si trova nei tempi perduti sparsi di tutti e tre, emana un flebile potere, riesce a percepire a malapena. Ok, questo è utile. Allora usciamo da qua e proseguiamo a vedere qua l'avventura dove ci porta. Allora qua pare che ho finito, qua salgo. Ah, però qua c'è da prendere qualcosa, eh. Attenzione, però prima non me ne ero accorto, come mai? Tanto 70, no, 5 dindi, quant'erano? Questo non si può fare niente. Vabbè, esco da qua. Però questo. Voi vedete che non c'è sta. C'è sta qualcosa da fa qua? Ma forse da un'altra parte si trova sto coso de fuoco? Sta torcia? Vabbè, intanto ricordiamoci lì, perché tanto. Tanto c'è ubriaco che canta. Allora, vediamo di andare un po' più avanti a vedere cosa succede qua. Intanto rimettiamo la spada, se sì, ce l'avevo. Allora, di qua no. Allora, dove vai qui? Kidoge, no, Kidoge io non ci devo andare. Proviamo a vedere qua se c'è qualcosa di particolare, sapete? Delle volte si nascondono cose, punta, parla, no. Vabbè, andiamo qui alla cittadina, magari troviamo qualcosa da fare. Credo che ci sia la cittadina qua. Sì, c'è intanto l'indicatore blu. Madonna, uno peggio dell'altro in sto mondo. Ma che è? Il porco e il Joker. Ma che è? Moiro. Fratello de Moira. Ciao mio caro amico, sono il grande Moiro. Grande. Il padron della fiera. Sono venuto a promuovere la mia fiera fuori dalla città di Rodia. Nella parte orientale della prateria di Sinaro. Ti piacerà, vedrai. Sono aperti solo di notte. Appena tramonta il sole. Ci sono molte cose da fare e da vedere. Oltre agli oggetti interessanti da comprare, ovviamente. Credimi, non te ne pentirai. Purtroppo il guardiano è brutto e cattivo. Guardiano. Lui. Non mi lascia entrare nella città di Rodia. Che persona sgradevole, vero? Vabbè, il motivo ci starà se te fa entrare, eh. Cioè. Ti porti il maiale col cappello appresso, ma dai, Moiro. Non ama le fiere, portiamo solo gioia e buon umore. Mi toccherà aspettare qui. Oggi c'è un gran via vai. Posso incontrare persone come te. Vabbè, tanto te devo aiutare. Oddio, questa con l'arco. Mi presti un attimo l'arco? Io la devo tirare a Moira? A un nì. Facciamola in francese. A un nì. E là, tipetto, notevole, eh? La palestra della luce. Che cosa? Non ti dice nulla. È stata creata per sfruttare il potere del globo di sparare frecce di luce. Non sono in grado di attivare un tenentore, ma sicuramente possono infliggere danni a un nemico lontano. Rallentati, Pippo. Non basta venire qui per comprarla. Vediamoci la fiera di Moria e ti dirò come ottenerla. Ricorda che chiunque può vincere questo oggetto meraviglioso. Ah, pochi dindi. Devo scommettere i dindi.
E qua si fa gioco d'azzardo, la eSports. Tanto nel pozzo di Sparta, io sono... Cioè no, che io sono Sparta. Questa è Sparta! E ritorna su. Sparta! Ari Sparta! Un'altra volta Sparta! No, cioè, mo ce cadevo io. Sparta, auto Sparta! Ok. Veniamola qua. E andiamo... Ah, io ho spaventapasseri, posso ammazzarlo? No. Però devo controllare pure per terra se c'è sta qualche buca, qualche cosa per raccogliere l'indi. Intanto questo chi è? È il cavaliere? Il lanciere? Madonna, attenta Luna, ando vai? Che sei embriaca? Ascolta, non possiamo andare da questa parte. Mori ha detto che la guardia non ci lascerà passare. Ma io ho la spada. Dobbiamo trovare un'altra via. Vabbè, t'agita, Luna. Ecco. Oddio, Sparta, vonna... Ma che fa? È una pazza. Allora, vediamo qua intanto. Vediamo se tutta sta roba che c'è, tanto Luna non c'è. Allora, vediamo un po' la roba da fa qua. Spingi, ma che stai spingo? Se vado dall'altra parte c'ha ragione Luna. Oh, buttamosi. Scusa, perché Luna sì e io no? No, questa me la deve spiegare. Ma... Cioè, Luna sta là? Luna si è buttata di sotto e viva. Cioè, viva, tocca vedere. Cioè, Luna sta qua, C'è una scala, una porta, una... Scusate? Dove devo andare? C'è l'amica mia là sotto. E io non so come raggiungerla. Ma perché curiva Luna? Cioè, voglio dire, E io non so davvero come va, Forse torna avanti là, via, guardi, è cascata Luna. Guardia. Ma no, però qua mi ci fa andare, Allora, vediamo. Io sono andato da tutte le parti possibili, pure sotto al ponte. E tra un po' Luna mi ci manda sotto al ponte. No, ando sonnato. No, devo tornare indietro perché devo restare dentro la città qua. E capire come fa. Allora, intanto andiamo di qua a vedere che succede. Un gabbiano, non lo posso ammazzare. Qua se mi butto moro. E qua prima da far cavolate andiamo a vedere bene che c'è sta. Abbiamo sentiore qua, fungo scadia. Ma... Allora qua c'è una rupe, perciò il mare. Allora qua posso scavare qualcosa, scaviamo. Abbiamo trovato una radice duro. Questa radice può essere veramente trovata scavando nel terreno. No, un buon sapore ma fa il suo dovere. Ok, pure qua. Scaviamo un'altra radice, un'altra radice. Oh, dindi. No, radice nello. Son lillo. Sonnello. Ok. Questa caspa. E chi dindi? Un dindo. Perché i dindi vanno messi nei dindaroli. Allora, qua niente. Oh, signora, cioè ragazza, quello che è. Adoro passeggiare al mare e così resta. Certe volte puoi vedere i pesci saltare fuori dall'acqua davanti alla villa di Maluna. Luna, Maluna. Arrivederci e fare, devi solo seguire quel sentiero. Ho anche un mio posto segreto. Lontano da qui, ovvio. Certe notti vado lì per guardare i pesci risplendere al chiaro di luna. È uno spettacolo magico. Non ho mai rivelato a nessuno dove si trovi, ce lo credo. Non voglio che la gente lo riempia di immondizia o provi a catturare i pesci. Dobbiamo rispettare la natura. Vabbè, dai. Va bene.
Allora, qua... Allora, c'è una grotta, però c'è pure un passaggio qua. Intanto liberiamo qua. E stiamo a posto, che dopo. E andiamo dentro la grotta. Ah, però qui è il passaggio di sotto, perciò ci deve stare l'una per forza. Ecco acqua. Ma io dico, ma è embriaca, come il menestrello lì. Pure il pagliaccio là. Baldo, mi sono fatto... Ma davvero? Ma che strano, ha la gamba. Ma passerà? Va. Tirami fuori da qui, ho riconosciuto il simbolo. L'ho già visto nella villa di Maluna, a est di qui. Ascoltami attentamente. Come ti ho detto, nel pozzo sotto al ponte di Rodia c'è un passaggio segreto. Sì, ma non è che uno ci si butta dentro, eh? Protetto da una guardia. Quando uscirai dalla galleria ti ritroverai nel centro della città. Però tieni gli occhi aperti e chiudete la guardia in vicinanza. Mio padre non voleva che giocassi nella villa Maluna, perché è un posto abbandonato e pericoloso. Così ho seppellito la chiave sotto al mulino a vento, vicino al panificio. Bisogna di una pala, come quella che abbiamo visto vicino a casa tua. Vabbè, ce l'ho. Sono sicura che l'oggetto che apre questo cancello si trova nascosto da qualche parte in Villa Maluna. Vabbè, devo andare a Villa Maluna. Ok, Luna. Ciao. Non posso fare niente, oh. Allora, dice a est, perciò meno male che c'è sta il puntino quello blu, perché sennò erano proprio cavoli. E andiamo. Andiamo a Villa Maluna. In effetti è l'unico posto che non sono andato a vedere. E però... Ah, però qui con le guardie, ok. Però mi ha detto che mi devo nascondere, mo vediamo come. E poi... non mi nascondo, scusate. Parla. Non si passa, eh? Se sono un ragazzino, beh, non fa alcuna differenza. Se questa città è i miei ordini, nessuno straniero parla. Dove si venire la nostra... Una cosa è certa, è un po' selvatica, diciamo. Ah, dovrei vergognarmi per in questo modo la nostra dorata fringe selvatica. Allora, però se io passassi sotto al ponte, no, andiamo qua sempre con la pala, che è altro rapanello. Però di qua non si può passare, pare? Sì, no, si può passare, benissimo. Ah, perché questa è quella villa abbandonata, questo chi è? Madonna, poraccio. Mi tocca salvarlo dalla pianta di Super Mario, mo faccio... Mo gli lancio questa. Chi è? Becca? Ah, non è morta? Però è forte questa, eh? No, questa è forte, questa è forte. Devo stare attento a quello che faccio. Allora, intanto, vabbè, mo sappiamo dove andare. Il granchio, il granchio? Il granchio che mi dà? La chela di granchio, beh, ovvio. Allora, secondo me l'unica via per sfrugliare un po' la situazione è andare di qua e vedere cosa succede. Nella pianura di Aneco, vediamo... Tanto là c'è un pozzo con una scala. Quindi andiamo di qua. Ah, un'altra volta questo. Mi ha ferito. Vieni qua, va. Oh. Uno, due, tre. Via. Un'altra volta. Mannaggia i cuori. I cuori. Allora dai, vieni, vieni, no, maledetto. Vieni, vieni. Maledetto. Ma guarda te, maledetto che sei un altro. Oh, maledetto. Togli, togli, non mori, e mo sei morto, Ma che? E mo sì, caro mio, e mo sì, mo sei morto. Ah, guarda la roba qua che c'è da prendere. Allora, fino a qua non ci posso andare. Allora, per me l'unica parte da andare è questa. Però prima di andarci, lo farò sicuramente nel prossimo episodio, perché credo che sia una zona molto grande. Poi già abbiamo fatto abbastanza gameplay. Lo faremo nel prossimo episodio. Quindi se vi è piaciuto questo video, questo gameplay
Mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, campanellina, il Mena Arancione vi saluta, bella gente, e ci vediamo nel prossimo gameplay di Baldo! Aldo Baldo!